passioni, la musica e la psicologia. Valerio Salzano da anni lavora alle sue due anime con un'intensa attività clinica rivolta al disagio di individui, coppie e famiglie con la musica, componendo. Nel 2017 per Armando Editore pubblica Cambiare Musica, un saggio autobiografico, e nel 2023 Valerio Salzano pubblica un disco autoprodotto, La Casa dello Stupore. Tante domande, una su tutte che sposa le tue due passioni, la psicologia da una parte e la musica dall'altra. Ha detto aiuta più me, ne sono certo, che i miei pazienti. Nel senso che la musica sicuramente fa bene ai pazienti, ma è forse il modo migliore per utilizzare questo strumento è quello di arricchire chi guida questi pazienti. Quindi è chiaro che nel momento in cui io suono e mi appassiono alla musica divento una persona più complessa, più ricca e più capace quindi di aiutare. C'è tanto nord nella tua musica, nord Europa, ma c'è tanto anche, diciamo, della nostra terra. Dal nord ho preso gli ascolti e i paesaggi e quindi le ambientazioni. Però ogni volta che mettevo le mani sul pianoforte era inevitabile che uscissero fuori melodie mediterranee e quindi c'è questa commistione sicuramente. La tua professione è la musica e i ragazzi oggi alle prese con nuove difficoltà, non solo la pandemia, gli strumenti tecnologici, l'alienazione che è sempre più presente. È vero, siamo in un momento molto difficile, in ogni generazione quella precedente ha sempre ravvisato delle difficoltà in quella attuale, però credo che questa volta siamo veramente in un momento complicato. Ciò che, verso cui bisogna, secondo me, spingere è un'educazione emotiva ed affettiva, solo attraverso la coltivazione dell'emotivo e dell'affettivo noi possiamo riuscire a rendere le persone migliori. Invece si tende molto a utilizzare la razionalità, la logica e quindi più una educazione meccanica. E la musica può essere importante, però la musica, hai detto tu, non sentita con i device, magari ascoltata dal vivo, magari. Sì. Bisogna tornare all'ascolto di una musica dal vivo e attraverso strumentazioni adeguate, perché anche il suono rappresenta la forma di un contenuto che è quello che l'autore o il compositore ha fatto. Quindi c'è bisogno di una buona forma perché il contenuto venga messo in risalto, altrimenti perdiamo le informazioni.